si chiama Giorgia Mancin, 24 anni, laureata in biologia cellulare e molecolare presso l'Università degli Studi di Torino. È lei la vincitrice della 13ª borsa di studio dell'Associazione Damiano per l'ematologia. Una borsa da 20.000 euro che ogni anno viene finanziata dall'associazione dall'8 per 1000 della Chiesa Valdese Unione delle Chiese Metodiste Valdesi e viene assegnata ad un progetto di ricerca nel campo delle malattie ematologiche. Sabato pomeriggio presso l'Ordine dei Medici la premiazione. Sono molto emozionata perché per me è un grandissimo onore comunque poter partecipare al progetto dell'Associazione Damiano per l'ematologia, perché svolgono un ruolo fondamentale dal punto di vista della ricerca in Italia, finanziando appunto una borsa di studio annua che permette ai giovani ricercatori di poter iniziare in questo mondo enorme che è la ricerca. Giorgia Mancin ha presentato un progetto sulla leucemia linfatica cronica. Ho presentato un progetto che come tema principale ha la leucemia linfatica cronica, che è una tipologia di tumore del sangue che colpisce il linfocita B, che è appunto la cellula tumorale, e inoltre ha delle ripercussioni anche sul sistema immunitario che diminuisce la sua funzionalità. Proprio per questo motivo sono stati sviluppati dei farmaci in grado sia di diminuire e contrastare il tumore, ma anche di migliorare il sistema immunitario. E lo scopo del progetto che porterò avanti grazie al finanziamento dell'Associazione Damiano per l'ematologia è appunto quella di cercare di capire come questi farmaci che migliorano il sistema immunitario come, tra virgolette, effetto collaterale possano avere anche un risvolto nella produzione di cellule CAR-T, che sono una nuova tipologia di immunoterapia utilizzata appunto nei pazienti. Sono 13 anni che l'Associazione Damiano per l'ematologia favorisce la ricerca ai giovani ricercatori. La mission della nostra associazione è proprio quella di mettere nelle condizioni dei giovani ricercatori di poter fare degli studi di qualità, degli studi di valore nel campo della ricerca scientifica ematologica. E in questi 13 anni abbiamo avuto modo di incontrare delle persone meravigliose, dei ragazzi meravigliosi che, con i quali siamo ancora in contatto e che ci hanno anche raccontato l'evoluzione della loro vita e, dal punto di vista professionale, e a due persone sono sicuramente grate anche all'Associazione Damiano per l'ematologia per avere conquistato un dottorato di ricerca o aver potuto avere delle approvazioni, un'approvazione internazionale nelle loro ricerche, e quindi è chiaro che debbono questo prima di tutto alla loro testa, al loro entusiasmo, anche lo debbono al gruppo, al team a cui sono aggregati, però forse anche noi siamo stati un piccolo sgabello per la loro ascesa. L'associazione però non si ferma qui, quest'anno c'è un'importante novità. L'associazione veramente considera molto importante questa sua missione, questo suo programma, perché non vuole fermarsi a questa borsa di studio che è diciamo per persone che già sono laureate e spesso sono biotecnologi e che hanno già cominciato un loro percorso di ricerca, ma quest'anno abbiamo voluto indire un bando e cofinanziato dalla Fondazione Carit per invece uno studente meritevole dell'Istituto Tecnico Tecnologico e che abbia scelto la branca di specializzazione, la branca biotecnologica, e vorremmo favorire
il sogno di questi ragazzi che magari sono appassionati alla materia, sono appassionati allo studio e non vogliono, e magari sono costretti a mettere questo sogno nel cassetto per non appesantire le famiglie, per non gravare troppo sulle famiglie. E quindi a novembre ci sarà la premiazione dello studente più meritevole dell'anno scolastico 22-23.